chiamo Isa, abito nel quartiere Santo Stefano già da tanti anni e insieme a un gruppo di amici e cittadini di questo quartiere un po' di tempo fa abbiamo cominciato a pensare che volevamo rivedere la nostra città e soprattutto alcune zone del nostro quartiere, rivederle belle come le avevamo sempre conosciute. E abbiamo appunto provveduto a riverniciare alcune parti del portico di via Santo Stefano, i quali erano infestati dai graffiti. Abbiamo pensato di partire da una zona della città che ci piaceva riportare di nuovo a essere bella, la piazza Carducci. In questa piazza la parte delle panchine, la parte tutti i manufatti in ferro erano molto deteriorati. Abbiamo usato anche questo logo I Love Santo Stefano, che da un punto di vista comunicativo è molto americano. Mi chiamo Sandra Cavallini, faccio parte di Graf San Donato, mi hanno eletta presidente. È una bella responsabilità. È un comitato, un'assemblea di cittadini, associazioni, volontari, commercianti, professionisti, che cerca un percorso alternativo per una cogestione di uno spazio, che è questa ex anagrafe. E questa piazza mi ha sempre incuriosito molto, l'attraverso per andare a lavorare e ho visto tutti i cambiamenti che ha avuto nel tempo. Uno dei progetti che abbiamo intenzione di portare avanti è un progetto di recupero di un'aiuola di piante officinali che sia un bene comune e che possa essere anche utilizzata dalle persone che abitano qui attorno. Stiamo procedendo in modo sperimentale, stiamo imparando e siamo in ascolto. La scommessa è avere un'assemblea allargata e decidere assieme che cosa proporci per l'anno prossimo. Sono Silvana Castello, sono una volontaria del Centro Montanari che si affaccia sul Giardino della Zucca. Sono un ex insegnante, una prof in pensione. Ho partecipato agli incontri insieme ad altri soggetti che si affacciano su questo giardino. Si è parlato per esempio di cestini, Mettiamo in moto la zucca è un'associazione che ha lavorato, ha fatto mettere più giochi, ha creato più sicurezza con dei cancelli e chiedevano in questa occasione, chiedevano una raccolta differenziata, chiedevano un cartiglio. Perché l'abbiamo fatto? A questa domanda rispondo con un'altra domanda. Perché dobbiamo vivere in un luogo che non ci piace? A fronte di ogni diritto c'è sempre anche un dovere da parte del cittadino. La cosa pubblica è una cosa anche tua, non è una cosa degli altri. La partecipazione di tutti noi alla costruzione di un benessere condiviso, solidale, diffuso e partecipato, penso che sia un progetto in cui io credo molto e che consente di rilanciare anche l'idea di convivenza, insomma, di una comunità. Questo aspetto umano della vita partecipativa, che non sia soltanto su un piano competitivo, è molto necessario. È un partecipare insieme alle istituzioni, non chiedendo alle istituzioni semplicemente dei permessi o delle possibilità per fare una manifestazione, no, è lavorare insieme alle istituzioni. Si è trattato, mi sono resa conto, di stabilire delle nuove regole di rapporto con la pubblica amministrazione. È un sistema diverso, è un modo diverso di come noi lavoriamo sul territorio e siamo partecipi del territorio. Fare qualcosa fatta bene assieme, anche un'attività ricreativa può essere un motivo di impegno. È il metodo che è diverso, è l'impostazione di base che è diversa. E che devo dire, dopo questo lavoro ho trovato molto interessante, difficile da attuare perché siamo in tanti, lavoriamo in tanti, però è una cosa che dobbiamo fare.